Presentazione degli orologi di Tonino Lamborghini, un progetto che riporta le origini di questo brand ma che al contempo rappresenta un cambiamento strategico importante. Sì, stasera da Carlo Camilla in segheria annunciamo il lancio ufficiale alla stampa di settore italiana del nuovo progetto orologeria di Tonino Lamborghini. Come giustamente ha detto, si tratta di un ritorno alle origini, nel senso che abbiamo deciso, dopo anni di business impostato sul licensing, di riprenderci in mano il nostro core business. È un cambiamento molto importante per l'azienda e per me personalmente, perché si tratta di un progetto che ho seguito dalla A alla Z e che vede tanti cambiamenti dal punto di vista stilistico, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e anche del posizionamento del progetto stesso. Dal punto di vista stilistico, qual è l'anima di questa collezione? Ma ho voluto cercare di coniugare ovviamente l'heritage familiare con la mia passione per il racing e quindi le prestazioni. Nei nuovi 5 modelli che vengono lanciati vedrete quindi l'applicazione di materiali importanti come il titanio, ma anche una linea che ricorda l'heritage proprio della nostra famiglia. In primis mi viene da pensare al cuscinetto, modello che fu inventato da mio padre nel 1983 e che riproponiamo in una veste nuova, con questo cuscinetto a sfere, quindi proprio di estrazione meccanica, ingegneristica. E così si sviluppa poi tutta la collezione, quindi colori che ricordano i colori storici della nostra famiglia, utilizzo di materiali di pregio, e movimenti automatici e quindi un taglio completamente diverso col passato. Quali sono oggi i mercati nei quali il brand Tonino Lamborghini registra i risultati più importanti? Ma la nostra distribuzione si focalizza soprattutto in Medio Oriente, Russia, Cina e Stati Uniti. E anche per l'Europa abbiamo 3 mercati chiave, innanzitutto l'Italia, giustamente data la nostra italianità, ma anche la Germania e UK. Consideriamo che tutti questi modelli possano collocarsi in questi mercati nella giusta maniera e comunque sia abbiamo anche l'occhio per il futuro all'online. Orologi e e-commerce è un rapporto ancora in via di definizione. Qual è la vostra opinione rispetto a questo tema? Ma riteniamo che l'online possa essere una grande opportunità, ovviamente se ben calibrata e ben seguita. Noi, essendo un marchio che tocca vari prodotti, non solo l'orologio, ovviamente non possiamo non affacciarci all'online e riteniamo che per alcuni modelli di questa collezione, soprattutto gli entry level, possa esserci una buona opportunità. Sono consapevole però altrettanto che per i modelli più di alta gamma forse l'online può risultare più un rischio, però staremo a vedere, ci stiamo già muovendo e penso che potremo ambire anche a uno sviluppo abbastanza globale sull'online.